Dai dati dell'OMS emerge come le diagnosi di cancro siano in continuo aumento, questo a causa dell'allungamento delle aspettative di vita media e di una maggiore esposizione a fattori di rischio. Si stima però che circa il 30-50% dei tumori possa essere prevenuto mediante degli appositi accorgimenti. Ci siamo chiesti, ma cosa sanno realmente gli studenti della LUIS in merito alla prevenzione? Andiamo a scoprirlo! Che cos'è la prevenzione per te? Per me la prevenzione fa riferimento a quelle attività quotidiane che possiamo fare per evitare di incorrere in problemi salute, quindi condurre uno stile di vita sano, seguire un'alimentazione sana o sottoporsi periodicamente a controlli medici per anticipare o comunque fronteggiare la possibile insorgenza di patologie. Vede la prevenzione come un'azione con il fine di tenere sotto controllo il proprio corpo tramite degli esami. Tuttavia, specialmente tra i giovani, questi esami non vengono svolti periodicamente. Allora, per me la prevenzione consiste in piccoli gesti e comportamenti da perseguire quotidianamente, ad esempio smettere di fumare o preferire cibi sani rispetto al junk food, oppure svolgere attività motoria, come scegliere di prendere le scale piuttosto l'ascensore. Quindi, piccoli gesti che possano avere un beneficio sulla nostra salute nel lungo periodo. Fino adesso abbiamo sentito tutti i pareri di studenti della LUIS, ma ci siamo chiesti che cosa ne sa veramente uno specialista del settore. Abbiamo chiesto quindi ad un esperto di AIRC di raccontarci che cos'è la prevenzione. Ciao, sono Riccardo Dideu, divulgatore scientifico della Fondazione AIRC. Ci stiamo chiedendo che cosa sia la prevenzione. La prevenzione è qualcosa che riguarda tutti noi, anche i giovani, e sono quei comportamenti che possiamo mettere in atto per cercare di ridurre il rischio di sviluppare una malattia. I comportamenti che riguardano tutta la popolazione sono quelli che rientrano nella cosiddetta prevenzione primaria e sono quelli che avete descritto anche voi, quindi non fumare, fare attività fisica, alimentarsi in modo corretto, esporsi correttamente al sole. E questi ci aiutano a ridurre il rischio di sviluppare una patologia come ad esempio i tumori. Accanto a questo è importante diagnosticare precocemente la malattia con la cosiddetta prevenzione secondaria attraverso gli screening che sono destinati a determinate fasce di popolazione. Attualmente per i tumori c'è la mammografia, l'HPV test o PAP test e la ricerca del sangue occulto nelle feci. Infine, per chi purtroppo ha già sviluppato una malattia, c'è la cosiddetta prevenzione terziaria, ossia quegli interventi che servono per evitare che si ripresenti un altro tumore, la cosiddetta recidiva, nel corso della vita. Il messaggio che ci tengo a lasciarvi è che nonostante quando siamo giovani la malattia può sembrare qualcosa di lontano, veramente attuare questi comportamenti possono fare la differenza nello sviluppo poi di un'eventuale malattia nel corso della vita. Quindi viva la prevenzione! Ciao! Ringraziamo AIRC per questo prezioso contributo e vi invito tutti voi che ci state seguendo a seguire i suoi consigli.